Ciao ragazzi, la natura e l'ingegneria, la raccolta dell'uva, quindi la vendemmia fatta con le mani, ma anche l'alta tecnologia che semplifica tante situazioni della nostra vita moderna. Come fanno a stare insieme tutte queste cose? Beh, dipende da chi queste cose le vive e Giovanni Bartucci, ingegnere chimico, è una di quelle persone lì, perché lui ha un passato imprenditoriale importante nel mondo delle energie alternative, un passato e anche un presente importante. Ma da qualche anno a questa parte, qui, in quel di Soave, è diventato anche un produttore di vino, con una sua filosofia logica, ben precisa, di grande valore, magari anche un po' provocatoria, ma ci arriviamo, ma comunque sempre di spessore. Quindi la prima domanda d'obbligo è inevitabile. Cosa ci fa un ingegnere in mezzo ai filari? Bella domanda, me la fanno spesso questa domanda, ti dirò. Se vogliamo tornare, diciamo, alle origini, mio nonno, pugliese, di Trani, faceva il vino. Mio nonno faceva il vino in Puglia, ad un certo punto decise di prendere baracca, burattini, bambini e tutto e venire su a Verona, in Veneto, a Verona, a fare Valpolicella. Poi mio padre in realtà ha fatto tutt'altro, ha saltato quindi una generazione e io anch'io in realtà ho iniziato facendo tutt'altro, ho lavorato in ingegneria chimica, passione per l'energia. Energie alternative, come dici tu, efficienza energetica, servizi energetici, quindi tutto quello che ha a che fare con ciò che c'è di avanzato nell'utilizzo dell'energia. Poi, vivendo a Soave da sempre praticamente, e la passione per il vino c'è sempre stata e quando ho avuto l'occasione di conoscere la famiglia Canoso per iniziare a lavorare con loro, ho colto l'occasione appunto per tornare ad avere l'opportunità di rientrare in sintonia con i tempi della natura, perché fare il vino, seguire i campi è un modo per tornare a riappropriarsi dei tempi della natura, le stagioni, il frutto che matura. E lì non c'è ingegneria, non c'è tecnica, lì c'è natura. Ho provato a calarmi nei panni di Giovanni. Rincorrere una passione antica come la sua, però arrivando da un settore completamente diverso. Iniziare un sodalizio con una famiglia storica di produttori qui di Soave, come i Canoso, ma avere nel suo cammino professionale delle logiche, delle dinamiche produttive e imprenditoriali totalmente agli antipodi. Che lavoro di adattamento gli ha richiesto, quindi, nonostante lui fosse stato, comunque lo è tuttora, un imprenditore navigato? Io conoscevo poco del vino, stiamo parlando di ormai 7 anni fa, e ho iniziato ad imparare, in punta di piedi, cercando di capire, di imparare e portare quello che era però la mia visione, il mio modo di apprezzare il buon vino e anche il lavoro che ci sta dietro il buon vino. Apprezzare il lavoro e apprezzare il risultato del lavoro. E ho imparato con i fratelli Canoso, con il papà Canoso, con cui siamo soci divertenti, perché ci piace lavorare insieme. E piano piano mi hanno insegnato un sacco di cose e io ho portato la mia esperienza nella gestione di un'azienda e la mia passione, la voglia di fare cose fatte bene. E questo forse è il frutto più significativo di questo nuovo cammino professionale intrapreso da Giovanni. Si tratta di un vino che mi ha molto colpito, sia perché a Soave non lo fa nessuno, sia per la qualità, per la bontà di questo prodotto. Questo è un Soave Classico Superiore Riserva, lasciato in acciaio per almeno 24 mesi, ma in questo caso 3 anni, più un altro anno di affinamento in bottiglia, poi anche degli altri mesi di ulteriore riposo prima di essere messo in vendita, con un vino fatto con uve provenienti da vigneti selezionatissimi. Morale della favola qual è? Che il vino che ho assaggiato io, annato 2018, è stato sorseggiato dal sottoscritto nel 2023. Quindi 5 anni per un Soave Classico Riserva, Classico Superiore. Un vino buono è un vino che ti parla, ti sa dire qualcosa, che ti lascia qualcosa, che ti accompagna, che ti prende per mano e ti accompagna per i vigneti del Soave. Quindi conoscere il Soave,
Fare un vino buono vuol dire conoscere i vigneti, vuol dire conoscere la storia che c'è di questo territorio, sapere camminare per i vigneti e sapersi fare raccontare questi vigneti da quello che poi hai nel bicchiere, perché altrimenti stai facendo una bevanda. Quindi c'è ancora poesia nel fare il vino? Se non ci fosse poesia, io non mi ci sarei neanche messo, non l'avrei neanche preso in considerazione. Però il business del vino, e nel Soave in particolare, ha delle dinamiche profondamente diverse rispetto al settore da cui arrivavi. Vero, infatti ho dovuto imparare anche quelle dinamiche, quelle relazioni, che tra l'altro trovo straordinarie. Ho iniziato a conoscere tutti i produttori della zona, a diventarne amico, a imparare, a diventare amici. Siamo un gruppo di amici, ci conosciamo tutti, e ognuno con la sua visione, con la sua storia, con la storia della propria famiglia. Abbiamo ognuno un punto di vista su questo mondo e ognuno lo porta, e secondo me ognuno porta qualcosa per quella che è il territorio e la denominazione. La denominazione del Soave ha un potenziale enorme, ha una storia importante e ha una storia futura molto importante dal mio punto di vista. Cioè, Soave non si può ignorare, è parte della cultura, non oserei dire quasi italiana, non soltanto veneta o veronese, ma proprio italiana. E questo Giovanni? Bravo, esatto. Ragazzo Andres. Andres numero uno. I cicchetti perché da quando abbiamo deciso di aprire il nostro wine shop a Soave, in centro a Soave, che abbiamo chiamato Canoso by the Glass, perché vuol dire che permettiamo a chiunque di assaggiare tutti i nostri vini, oltre a poter comprarlo evidentemente, ma assaggiarlo prima di poterlo comprare, tutti i vini. E wine experience perché il vino deve essere un accompagnare il momento gastronomico, enogastronomico. E quindi abbiamo riscoperto l'idea dei cicchetti, lunga tradizione veneta, sì, sì. Quella dei cicchetti. Sì, sì. E quindi ci cerchiamo di lavorare su degli accostamenti con dei prodotti del territorio, con degli accostamenti per valorizzare vino e i prodotti del territorio, direi. Allora mi accosto anch'io. Posso? Certo, accostiamoci. Grazie Giovanni, grazie e complimenti per la tua storia, veramente bellissima. E adesso i cicchetti, insomma, facciamo onore. Siamo in Veneto, siamo in una wine shop, osteria, chiamiamola come volevamo, ma le ore di tastare. Lì volevo arrivare. Tastemo. Cin cin. Evviva, grazie. Ciao ragazzi.